infatti. Rumori a Bibi. Manda le ciance, sono sul balcone di casa mia. Non l'avete mai visto, lo so, però sono sul balcone. E siccome c'è una giornata bellissima, ho deciso di fare il video all'aperto. E so che magari vi faccio vedere location diverse, che poi vedete solo un muro, non vedete niente di che. E la mia scrivania, questa cosa bianca. Comunque, manda le ciance, iniziamo con il nuovo video. Questo video è stato girato dalle K4U, quindi Belia e Federica. E colgo l'occasione per salutarle tutte e due. Ciao ragazze. E soprattutto per ispirarmi al loro video, perché loro stesse hanno, tra virgolette, suggerito di farlo. Ed è un video secondo me molto molto bello e molto molto particolare. Praticamente nel video noi dobbiamo parlare del nostro futuro e come ci vedremo tra tipo 30 anni. Quindi se io adesso ho 22 anni, a 33 anni come mi vedo? E io dovrò, come dire, descrivermi tra 10 anni e parlare alla futura Jolly Wipe Out tra 10 anni. Quindi è come se io dicessi a lei cosa mi aspetto adesso da lei tra 10 anni. Non so se avete capito, però il concetto è quello. Il video si chiama Dear Future Me, quindi cara futura me. E quindi iniziamo. Allora, io spero che tra 10 anni la futura Jolly Wipe Out, che avrà 33 anni e non 22 come adesso, vivrà in Australia. Quindi io le auguro questa cosa, perché adesso, ad oggi, so che è il sogno più grande della sua vita. Parlo di me in terza persona. Dicevo, spero che realizzerà questo sogno e spero soprattutto che riuscirà a trovare una carriera stabile, a lavorare per quello che comunque le è sempre piaciuto, quindi comunque nel campo dell'istruzione, nel campo della scuola, perché quello è il suo obiettivo principale. Spero soprattutto che la Jolly Wipe Out del futuro abbia un peso forma stabile e che non sia né ingrassata né dimagrita, ma si sappia mantenere in forma perché ci tiene un sacco alla linea. Ma soprattutto che abbia trovato accanto a sé persone che comunque ci tengono e che non la lasciano via per stupidaggini come le è capitato fino ad adesso. Che si sia sistemata, che abbia trovato una bella casa, un bel posto dove puoi vivere, che comunque la casa che dei suoi sogni sia più o meno stata rispettata, anche se la casa dei miei sogni è un po' costosa, però vabbè. Che abbia, diciamo così, raggiunto la pace dei sensi, che non esiste, che la situazione in casa sua si sia più o meno migliorata, ma soprattutto che abbia creato la famiglia che lei voleva, quindi un marito e dei figli che saranno la gioia più grande della sua vita, e io me lo auguro veramente. Un altro diciamo, consiglio che posso dare alla Jolly Wipe Out del futuro è comunque di non smettere mai di essere com'è, perché alla fine è allegra, è spiritosa, aiuta tutti ed è una cosa che la contraddistingue dagli altri. Spero che non smetta mai di essere dinamica, di essere iperattiva, di essere energica, di riuscire a fare tante cose contemporaneamente, ma soprattutto di mantenere le sue passioni. Quindi io spero che la Jolly Wipe Out tra 10 anni continuerà a leggere, continuerà a fare video, continuerà a disegnare, continuerà a colorare, continuerà a viaggiare. Sono tutte cose che io mi aspetto di continuare a fare, ma io spero soprattutto che la Jolly Wipe Out del futuro tra 33 anni non abbia smesso di fare. Un'altra cosa che io mi aspetto dal mio futuro, e quindi dalla Jolly Wipe Out del futuro, è soprattutto che lei non abbia perso i suoi valori, quindi che creda ancora in un lavoro stabile, che creda ancora nell'amicizia vera, che creda soprattutto che non bisogna avere tante persone accanto, ma bisogna avere le persone giuste, che non si sia allontanato dalle persone che magari le hanno dimostrato affetto e per sbaglio lei se ne è voluta andare via, che adesso non faccio nomi perché preferisco non citare nessuno e parlare molto in maniera generale, proprio per evitare incomprensioni, liti e robe simili. Cioè, preferisco parlare in maniera molto generica. Spero soprattutto che abbia mantenuto un contatto con i suoi familiari, se così si può dire, e che non si sia completamente distaccata. Spero che la Jolly Wipe Out del futuro sia soprattutto una persona che sappia prendere delle decisioni, che sappia far capire agli altri le decisioni che vuole prendere, perché è un peccato che tutti le mettano i piedi in testa. Spero che una volta che la Jolly Wipe Out di 33 anni guarderà questo video e penserà quanto la Jolly Wipe Out di 22 anni era una pazza schizzata che parlava a macchinetta, come direbbe Gabriel Rock, e sia contenta di quello che ha fatto e guardandosi indietro veda soltanto delle cose belle, non colga solo aspetti negativi, ma colga comunque un periodo che l'ha formata, che l'ha fatta crescere
che le ha imparato tantissime cose, che le ha comunque portato una buona cosa. Spero che la Jolly Wobbat del futuro abbia una laurea, una specialistica e un master in traduzione, cosa che io mi spero di ottenere, ma soprattutto che sappia parlare benissimo l'inglese, cosa che io adesso ancora non so fare, che eviti di fare errori stupidi in francese nel caso capiterà di lavorare in francese con traduzioni o altro, che accanto a te abbia comunque persone che siano competenti, ma io non parlo di competenze a livello proprio istruttivo, io parlo che siano competenti, che comunque non siano dei fannulloni, che non siano dei buoni nulla, ma che siano le persone che si danno da fare. E spero comunque che la Jolly Wobbat del futuro non rimpianga nulla di quello che ho fatto fino adesso, ma che guardi tutto con un sorriso e che dica comunque grazie a tutte le persone che l'hanno portata fino ai 33 anni. E spero che sia in grado di darsela di cavarsela da sola, come spera di riuscire a fare adesso, di comunque di raggiungere sempre un obiettivo, di mirare sempre un obiettivo, di essere consapevole di quello che fa, di non fare niente per niente, ma di fare sempre qualcosa per un motivo valido, quindi per una giusta causa, per qualcosa che serve a qualcun altro. Spero che sia impegnata in azioni umanitarie, spero che faccia ancora parte di Greenpeace, spero che non si sia annoiata a comprare le cose da Terranova, soprattutto. Spero che abbia sempre la mania del risparmio, se così si può dire, e che sia fissata ancora con la Apple come lo ha adesso, ma anche con i cartoni animati, con i libri e con tutte le cose. E spero soprattutto che la Jolly Wobbat del futuro non cambi, quindi non diventi acida, non diventi antipatica, non diventi scorbutica, non diventi una snob a livelli estremi, anche se non credo sia quello che c'è questo ciuffetto che spero comunque che la ripeto che la Jolly Wobbat del futuro ami stare dov'è, che non si senta mai fuori posto, che non si senta mai fuori luogo, che sia una persona coraggiosa, che sia una persona altruista, che sia una persona che sa lottare per qualcosa e per qualcuno soprattutto, che sappia prendere delle decisioni senza lasciarsi influenzare da nessuno e che sia felice di quello che ha. Non lo so, perché alla fine risulterebbe essere ripetitiva, quindi io spero che queste cose si realizzeranno e auguro alla Jolly Wobbat del futuro la gioia del mondo, perché è quella che secondo me merita. Ciao, e spero che quando guarderà questo video non penserà che la Jolly Wobbat universitaria di 22 anni era una pazza schizzata che si metteva sul balcone un mercoledì mattina a fare video, che poi uscirà un giovedì. Però,